Cosa sta succedendo? Oh, sei caduta, principessa. Cosa vuol dire? Significa che tu e i tuoi amici avete ficcato il naso dove non dovevate ficcarlo. Ok. Cosa vuol dire? Cosa sei, un cazzo di poliziotto? Dimmi che cosa ci facevi nell'archivio della biblioteca. Dove? Questo era solo per farti capire il sistema. Dimmi che cosa ci facevi nell'archivio. Ah, nell'archivio? Sotto la biblioteca? Ci hai visto? Tu sei quello che ha rapito la checca, non è vero? Qui le domande le faccio io. Dimmi che cosa stavate cercando. Dei documenti, che cazzo ne so. Ah! Documenti di cosa? Aia, cazzo! Di cosa? Di un censimento, solo un cazzo di censimento, porca puttana! Non urlare. Fallo ancora e ti darò un motivo per farlo. Quei censimenti vi servivano per arrivare dove? Non farmi domande di cui conosci già la risposta. Sei anche tu in cerca delle sfere, non è vero? Quante ne avete trovate? 3. Che cosa ne sapete? Per adesso non molto. Diciamo che ci stiamo ancora lavorando. Che cosa significa? Significa che... Senti, non prenderti per il culo da solo. Tu non hai la minima idea di quello che... No, ho sbagliato. Lo conosci? Ma è casa sua, ha le chiavi! Fermo! Vieni su. Ehi. Cosa sta succedendo, James? Lo stai chiedendo alla persona sbagliata. Di chi è questo appartamento? E tu? Tu sei uno dei suoi compagni di giochi. Cosa? Senti, Gabriel, credo di aver fatto una cazzata. Stai cercando anche tu le sfere? Senti, tu sei Ada, vero? Non so cosa questo io ha dato a quelle delle sfere, ma noi non... Come sai il mio nome? Ho visto l'annuncio, quello di tuo padre. Che annuncio? Stai zitto! State zitti tutti e due! Senti, non è che potresti slegarmi. Mi sta facendo un po' male la mano. Quante ne avete trovate? 3. Stai scherzando? Perché? Quante ce ne sono? C'è un nostro amico, un genio. Ci danno una mano. In quanti sanno delle sfere? Beh... 5. Ne avete parlato al telefono, internet, mail? Al telefono. Una mail con una foto. Cosa? Dopo ti spiego. Voi non avete idea di cosa avete fatto. Dovrei ammazzarvi qui, in questo stesso istante. Le conseguenze potrebbero... C'è Gabriel! C'è Gabriel in casa! Tu, adesso vai alla porta e gli dici che Gabriel non è in casa. Fai una stronzata, un passo sbagliato sì. Senti, amico, qui Gabriel non... Oh! Pensavi veramente che non ti avrei trovato? Ehi. Gabriel? Ma sei tu, Gabriel? Ma che nome di merda è, Gabri? Ehi, James! Ma che nome di merda avete?
disse quello con il nome di un profumo per cake. Lo sai che tuo amico ha tentato di fottermi? Io non ho fottuto nessuno. Sono stato fottuto tanto quanto te. Hai perso 10.000 testoni in un giorno. Senti, non so neanche di cosa state parlando. Se magari mi togli questa cosa dalla faccia, ne discutiamo. Discutendo? Ne stiamo già discutendo, figlio di puttana. Ma guarda tu questo stronzo. Allora, James, come facciamo con i miei 10.000? Di solito fare un buco in testa alle persone non ha mai aiutato a fargli capire quanto idioti fossero. E qualcuno deve pagare, James. A me serve la mia roba. Ma lo vuoi capire che non so nemmeno di che cazzo stai parlando? Ero completamente fuori da questa situazione prima che Valentina mi ci mettesse in mezzo. C'è un modo per uscire da questa situazione. Dimmi dov'è la tua amica Valentina e vi prometto che vi lascerò in pace. È qui il problema. Non so dove sia. Sono tornato a casa e non c'era più. Mi ha fregato. Mi ha lasciato con questa cazzo di situazione. Certo che nemmeno voi siete delle cime. Chi cazzo darebbe la merce prima di ricevere i soldi? Anche tu, cazzo. Se avessi tanto cervello quante tette. Guarda che roba, Gabriel. Ha le tette. Capisci l'italiano, questo figlio di puttana? Uccidilo. Portiamolo via. Tu devi spiegarmi che cazzo... No, tu stai zitto, non voglio più sentirti parlare. Tu devi dirmi che cazzo sei e cosa vuoi da noi. Ehi, non sei nelle condizioni di parlare in quel modo. C'è qui le puttane del bagagliaio! Appena risolviamo questa faccenda, sono io che devo parlare con voi due.
spesso, ma nessuno... Stai zitto, porca troia! Questo era il momento. Questo era l'ultimo momento in cui potevo svegliarmi, se questo era un sogno. Il sogno è l'infinita ombra del vero. Dobbiamo sbrigarci. Gli avete sparato? No. Lei gli ha sparato. È morto. Abbiamo seppellito il cadavere. Come? Io... Ci avrebbe uccisi se non gli avessi sparato. Dovevo aspettare che un 9 mm mi facesse il terzo occhio. Per me sta bene morto. Non penso che li cercherà nessuno. I morti adesso non ci aiutano. Siete tutti quanti così indifferenti. Cazzo, ti aspettavi pianti crisantemi? Un po' di umanità. Loro non avrebbero avuta. Erano lì per uccidervi. Non me. Spiegagli chi sei. Io sono Ada, figlia di Antonio Turcato. Mio padre è colui che questo libro definisce il protettore delle sfere. Aveva il compito di tenere segreto il luogo e il loro scopo. Quindi tu sai a cosa servono le sfere? No. Mio padre è scomparso alcuni giorni fa. Lui era molto agitato e delle volte farneticava al limite della paranoia. E poi a un certo punto non è più tornato a casa. Quindi, voi avete trovato questo libro sotto Fongaro? Sì, seguendo le Via Crucis, sul muro. Capisco. C'è del runico e del codice cifrato. Deve essere il libro di un ex custode o di un ex protettore. Ma protettore o custode? Il protettore sta a capo dell'organizzazione. Protegge il segreto delle sfere e ha il compito di fare in modo che nessun altro le cerchi. Dall'altra parte il custode ha il compito di custodire fisicamente le sfere. I custodi erano gli antichi preti di discendenza cimbra, che nascondevano le sfere nelle chiese sparse per Requaro. Oggi ovviamente non ci sono più, quindi è molto probabile che le sfere si trovino ancora nei luoghi dove erano state nascoste. Esatto! Questo dice il manoscritto! Il posto dove sono nascoste le sfere! Sono 8. E sono nascoste nelle chiese più importanti di Requaro. Sul serio? Siamo a posto. Adesso abbiamo risolto anche il tuo di problema. Perché? Qual è il suo problema? Dobbiamo trovarle tutte. Mio padre, lui sapeva tutto. Sapeva delle sfere. Come funzionavano, dov'erano, com'erano. È per questo motivo che l'hanno fatto scomparire prima che potesse tramandarmi tutto. Chi l'ha fatto scomparire? È questo il punto. Qualcuno le sta cercando, ma non so chi. Ricordo che quando ero piccola mio padre mi chiedeva sempre: se avessi qualcosa per cambiare il mondo, che cosa faresti? E io avevo imparato a rispondere: lo cambierei in meglio. E lui mi diceva: brava, però ricordati che ci sono persone su questa terra che mai lo farebbero. È per questo che gente come noi ha il compito di custodire le cose che cambiano il mondo. Vuoi dirmi che queste sfere cambiano il mondo? Non so se queste sfere possono cambiare il mondo, ma so sicuramente che erano ciò che mio padre stava proteggendo. Perché non recuperarle tutte e metterle in un posto più sicuro? Tenere 8 parti sparse per il paese diminuisce il controllo, è dispendioso in termini di tempo e dopo... Mio padre era l'unico a sapere dove fossero. Non mi sono sembrati di gran nascondigli.
Forse non avete capito. Queste sfere si trovano nascoste nei posti dove sono state lasciate più di 500 anni fa. Nessuno di noi le ha più toccate. Non so come avete fatto a trovarle. Mi sembra strano che siano ferme da così tanto tempo. Ad ogni modo, domani vedremo. Le troviamo tutte e vediamo cosa succede. No. Una volta trovate me le riconsegnerete, così che io possa nasconderle per sempre. Come? Non voglio discussioni. Oh oh oh, calma! Mio padre ha dato la vita per nascondere quelle sfere. Non lascerò che sia morto invano. No, non le nasconderai. Se queste sfere dovessero risanare il mondo dalla corruzione del male, perché mai dovremmo nasconderle? Metti che aprano le porte dell'inferno. O che scatenino la quarta apocalisse. Che aprano un buco nero. O che alterino non so quale cazzo di spazio-tempo. Che cosa faresti allora, eh? Io... ho bisogno di prendere un po' d'aria. Io non credo a queste cose, ma il testo, prima di citare i luoghi, citava una sorta di ammonimento. Descrivo i luoghi dove sono custoditi i manufatti del diavolo. Le nostre chiese soffrono, ma dobbiamo compiere il nostro dovere. Non devono cadere nelle mani sbagliate. So che al tempo erano più superstiziosi, però inquieta lo stesso. Non lo so. Non ha importanza. Mio padre ha decine di uomini prima di lui. Le hanno protette per centinaia di anni. Un motivo ci sarà. Senna, traducendo il resto del libro hai trovato nient'altro? Sembra che ci fossero delle note personali di quello che dovrebbe essere il custode. Probabilmente un antenato del tipo. Quale tipo? Ti ho detto che eravamo in 5 a Fongara. Noi, nostro amico e questo tipo. Ha trovato la sfera prima di noi. Ma vuole il manoscritto. Era della sua famiglia. Ha detto che ci consegnerà la sfera quando gli daremo la traduzione. Ah, beh. Ma... quanto siete idioti. Beh... non pensavo le sfere fossero così importanti. In quel momento tradurre questo manoscritto ci sembrava la cosa più utile da fare. Pensavamo potesse dirci qualcosa in più. È una bugia. Siamo nella merda. Questo tizio che conoscete vi ha mentito. E ha una sfera. Adesso vuole tutte le altre. L'ha trovata cercando il manoscritto. Non sembrava le volesse veramente. Ok, può passare. Ma c'è un problema. Quell'idiota ha inviato una foto via email. Adesso chiunque volesse le sfere sa già da un pezzo che le state cercando. Come? Giusto, spiegami questa, idiota. No, un secondo. Ok, l'ho fatto. Ma era per una buona causa. Cioè? La mia vita. Non ci si può mai fidare di te. Beh, tanto per adesso l'unico problema che avevo è 3 metri sottoterra. Magari 1,5. Ha scavato come una checca. Ormai non ha più alcuna importanza. Avete notato qualcuno di sospetto ultimamente? Sì, ma ti aveva visto una macchina con su un brutto tizio vestito da FBI. Merda! Merda! Non va bene. Hanno rintracciato la mail dal flusso dati della rete internet europea. Sono risaliti all'IP, al paese, sono venuti qui. Perché parli il plurale, scusa? Già il fatto che hanno individuato la tua email
Quella foto di un oggetto sferico tra tutti quelli della rete internet europea significa che hanno un software di riconoscimento che va al di là degli standard privati. Software così potenti ce li hanno i governi, la CIA, l'FBI, l'MSX, la BND. Il che significa che o siamo braccati dal governo, il che è improbabile, oppure che dietro c'è qualcuno con tanti, molti soldi, molti mezzi a disposizione. Perché non un governo? Perché avrebbero gestito la cosa in modo diverso. E l'intelligence e il governo non perderebbero tempo dietro antiche leggende di un paesino di 8.000 abitanti. Questo significa che chi ci sta braccando adesso è qualcuno che da sempre sta cercando le sfere, che ha messo a disposizione ingenti finanziamenti per farlo. Vuol dire che è armato, pericoloso e intenzionato ad averle. Perché non agisce allora? Cioè, perché non entra, spara e se ne va con le sfere? Non è così semplice. Ci possono essere vari motivi. Magari non sa che ce l'avete voi fisicamente le sfere. Oppure sta semplicemente facendo degli accertamenti. Questo è un paese troppo piccolo. Bisogna fare le cose con cautela. O si rischia di dare nell'occhio. È spaventoso? No. Quello che spaventa me è che se hanno messo a disposizione così tanti soldi e mezzi per quelle sfere, significa che sono davvero pericolose. O importanti. Per questo devo proteggerle. Nasconderle. Aspetta, puoi rintracciare una targa? Mattia ha tirato giù la targa del tizio che lo seguiva in macchina. Ecco, vedi se riesci a fare qualcosa. Ok, vado un attimo di sopra. Quella targa non esiste. Almeno non è una motorizzazione civile. Che cosa vuol dire? Che non è stata immatricolata. Questo significa che questo qualcuno che ci stia dietro è molto grosso. Non ci resta che aspettare domani. Stanotte dormiremo tutti qui. E domani mattina ci divideremo in due squadre per cercare e trovare tutte le sfere. Tu, come hai detto che ti chiami? Gabriel. Bene, Gabriel. Adesso tu chiami il tuo amico, il tizio del libro, e gli dici che domani mattina si facciano trovare pronti. Più siamo, prima facciamo. Prima facciamo, meglio è. Che tizio? La mummia. Sì. Lui non c'entra con noi. Non sappiamo chi sia o come trovarlo. Ci avrebbe trovato lui, ho detto. Ok, allora non ha nessuna importanza. Se non è tre piedi, meglio. Io non vengo domani. Resto. E perché? Ho preso in prestito da un mio amico della facoltà di scienze di Verona un macchinario per poter studiare le sfere. Sai cosa vuol dire prendere in prestito dalle mie parti? Non se ne parla neanche. Allora puoi spararmi. So cosa sta pensando. Non succederà. Nessuno può entrare in casa mia se non apro io. Se anche sfondassero la porta, le sfere verrebbero nascoste in un posto sicuro in meno di 8 secondi. Non succederà. Per trovare quel posto bisognerebbe distruggere fisicamente questa casa. Tu sei schizzato? C'è da fidarsi. Ok, andiamo a riposare. Bene. Thank you.
Non ha senso. Dovrebbero trovarsi nei posti descritti dal libro. Calmati, magari avremmo solo mal interpretato lo scritto. Senti, non venirmi a raccontare stronzate. C'erano i nomi su quel quaderno. I nomi di tutti i luoghi. Beh, allora si vede che li hanno nascoste bene. Ma stai zitto. Senti, hai mai considerato le possibilità che potrebbero averle le fregate da sotto il naso? Nemmeno tuo padre sapevate dove erano nascoste, quindi di tanto in tanto non potevate nemmeno dare una controllata. Nessuno può venire a conoscenza delle sfere. Nascondere qualsiasi traccia della loro esistenza serviva a questo. Mi prendi in giro? Un gruppetto di idioti come noi ci è riuscito. Senti, è stato solo un fottutissimo caso. Sfortuna. Io ho cercato di nascondere qualsiasi lettera, documento, lettera che potesse lontanamente ricondurci a quelle sfere. Ma voi? Voi ci avete anticipato di un paio d'ore. E avete letto un documento importante. Non era solo quel documento. Una delle tue preziosissime sfere è rotolata fuori da una bara. Questo non doveva succedere. Non avreste mai dovuto trovare le sfere. Lo dici come se dovessi metterci in fila e fare una strage. Oddio. Cosa? L'eccidio di Borga nel 44. Cosa c'entra? Vennero uccisi 17 civili da parte dei tedeschi. Ma cosa c'entra tutto questo con le sfere? Secondo la versione storica ufficiale, quella fucilazione è avvenuta dopo l'uccisione di un soldato tedesco da parte di un partigiano. Una sorta di lezione, come si usava fare in tempo di guerra. Tutto questo cosa c'entra? Io e mio padre avevamo un sospetto sul perché quel soldato fosse stato ucciso. I libri dicono che era un attacco partigiano per uccidere il sergente Hermann George. Andiamo a casa mia. Devo mostrarti una cosa. Sai quanto è curiosa la storia di questa chiesa? Si dice che Antonio Giorgetti, un artista, ricevette da un bandito condannato a morte delle carceri di Vicenza una lettera. Nella lettera, oltre alle volontà del condannato, vi erano le indicazioni per trovare il bottino di tutte le rapine. Scrisse che voleva fosse costruita una chiesa in suo onore, tra due contrade. Ma Antonio Giorgetti si sistemò a casa sua e visse negli agi. Solo che poi, preso dai rimorsi, ne fece costruire una qui, nel suo luogo natale. Ed eccoci qua. Per fortuna è una leggenda. Non è proprio una leggenda. Molti fatti hanno un riscontro storico. Il condannato, il nome delle famiglie. La chiesa stessa è stata costruita da Antonio Giorgetti, prete e maestro di scuola. Dici sul serio? Ci tornerà utile. Dove potrebbe essere? Non mi sembra che qui ci siano congegni strani. Penso che la spiegazione sia più umana. Siediti lì.
Ti ho detto di sederti. Requaro venne occupata per la prima volta dai tedeschi nell'ottobre del 1943. I quattro alberghi vennero chiusi per ospitare i 300 soldati che arrivarono in questa valle. Posso fare del tè? C'è il nero vaniglia nel terzo cassetto. Per me un cucchiaio di zucchero e un goccio di latte. La situazione cambiò il 14 maggio del 1944, quando il generale Kesseling decise di spostare il suo quartiere generale qui a Requaro. Fu ordinato subito ai militari e ai funzionari italiani di abbandonare immediatamente il paese. Eravamo ancora nell'asse, giusto? Sì, Kesseling fece costruire un bunker di comando. Sai dove? Il bunker delle fonti. Esatto. Kesseling decise questa posizione per la protezione naturale che la valle conferisce e anche per il fatto che poteva usare gli alberghi per ospitare le truppe. Non capisco perché stiamo parlando di questo. L'eccidio di Borga avvenne dopo questa seconda occupazione. Un gruppo di quattro soldati tedeschi di Stanza Valdagno, in libera uscita scendendo a valle, incontrò un gruppo di partigiani che stavano facendo provviste nella contrada. Ci fu una sparatoria e uno dei quattro soldati tedeschi rimase ucciso. Gli abitanti di Borga uscirono dalle proprie case e videro cosa era successo. Tre donne scesero a Valdagno per spiegare che comunque gli abitanti non c'entravano nulla. Purtroppo però non arrivarono in tempo perché, mentre loro erano sulla strada per arrivare a Valdagno, i soldati tedeschi erano già arrivati ai Borga. Adesso dimenticati un secondo di Borga. Tutta questa roba è stata trovata nelle canoniche di Requaro, che un tempo erano collegate tra loro da un cavo del telegrafo ignoto alle istituzioni. Ogni canonica aveva un diario di messaggi che si scambiavano. Adesso puoi ben capire perché l'abbiamo preso sotto custodia. Ora, guarda qui, 11 giugno 1944, la data dell'eccidio di Borga. Quel giorno la canonica di Rovegliana ricevette un telegramma. Borga è stata sterminata, stop. Le acque si stanno agitando troppo, stop. Questa valle non è più un luogo sicuro, stop. Riunione questo lunedì, stop. E ovviamente questo messaggio l'hanno ricevuto tutte le altre canoniche. Quindi tu credi che abbiano spostato le sfere per via dell'occupazione tedesca? Per paura che i tedeschi li trovassero? Esattamente. Allora perché abbiamo trovato le sfere di Rovegliana e Fongara? Borga nella frazione di Fongara? Il parroco ha mandato quel telegramma? E molto probabilmente è lui che ha avuto l'idea. Dovrebbe essere stato il primo a spostare le sue sfere dalla chiesa, no? Ho un'ipotesi. Non cominciare a fare come il topo. Dove stai andando? Credo sia giunto il momento di sfogliare tutti i documenti. Perché quelli nella scatola non sono tutti. No, quelli sono solo quelli raccolti da mio padre da quando sono nato. C'è molto altro materiale raccolto dai protettori, prima di lui. Ma adesso andiamo, dai, ti spiego quando arriviamo. Andiamo dove? Thank you.
Cosa ci facciamo qui? Tu non dovresti vedere questo. Nemmeno io dovrei vedere questo. Vuol dire che non ci sei mai stata? No. Bene così. Prego. Secondo la leggenda, questo Antonio Giorgetti era un artista, vero? Beh, sì. Lo vedi questo? Questo affresco c'è sempre stato da quando c'è questa chiesa. Lo vedi quello? Che ci fa un volto nella spalla di un uomo? Esatto. Quello è un autoritratto. Molto probabilmente l'autoritratto dell'artista. E siccome l'ego degli artisti supera sempre la loro intelligenza, passami qualcosa. Vado a vedere di là. Gabriel, che hai intenzione di fare? Non abbiamo tempo per fare le cose in modo legale. Che aria di merda. Hai un accendino? Sì, ma no, non va. Dammelo. Non farla cadere. Tutti questi documenti sono datati. Parlavi sul serio quando hai detto che non sei mai stata qui. Ai protettori non è consentito sfogliare documenti nell'archivio, eccetto in due occasioni. Una è quando il protettore si ritira, lasciando l'incarico al suo primogenito. In quel momento il protettore prende tutti i documenti raccolti durante la sua carica e li deposita nell'archivio, senza mai più farci ritorno. La seconda possibilità è nel caso di assoluta emergenza, ovvero quando le sfere sono sottoposte a una diretta e grave minaccia, in questo caso reso possibile dalla tua testa di cazzo. Ehi, io ho solo inviato un'email. Ok, io cerco informazioni su Kesterling. Tu prendi quella lanterna e cerca qualsiasi cosa riguardante Borga, con data vicino all'eccidio.
Andiamocene. Nemmeno i protettori possono vedere queste carte. E io sono qui che le sto sfogliando. Infatti, quando tutto questo sarà finito, dovrò ucciderti. Ma stai ancora bevendo? Nel caso tu non te ne fossi accorta, dolcezza, io bevo. In più questa situazione mi sta rendendo un tantino nervoso, quindi non venire a farmi la predica. Mi servi sobrio. Già, non è che sei una cima. Figuriamoci da ubriaco. Mi hai mai visto ubriaco? Perché adesso sei totalmente sobrio, vero? No, non ho detto questo. Mi spieghi perché nemmeno voi potete consultare questi documenti? Questo è il quaderno di un bambino di quarta elementare. Mi spieghi come può c'entrare con le sfere? Credo sia nell'anno in cui un parroco, in carica a Fongara, dava delle lezioni in classe a dei bambini sugli effetti provocati dalle sfere. Se vedi che sono cose che non c'entrano con ciò che stiamo cercando, rimettili a posto. Certo che ne sono successe. Che fine ha fatto il parroco? È stato dimesso 2 giorni dopo e di lui non se n'è più sentito parlare. Alcuni documenti e quaderni furono bruciati, altri sequestrati e altri furono trovati alcuni anni dopo dai protettori. Io e mio padre ne abbiamo trovati un paio. L'hanno più trovato, tuo padre? Non voglio parlarne. Certo. E soprattutto non voglio parlarne con te. Wow. Ok. Cos'è che ti dà il diritto di farmi delle domande del genere? Senti, fai finta che non ti abbia chiesto niente, ok? Oddio. Cosa? Questa è una scheda su Kesseling, direttamente dal Reichstag. Cosa dice? Kesseling era delle SS. Faceva parte dell'Führerentwichungsstelle. Sarebbe? L'Führerentwichungsstelle era la divisione nazista sull'occulto e sul paranormale. Chiamo Ad e gli dico che abbiamo trovato una sfera. Ok. Ada, ciao, sono Mattia. Senti, volevamo dirti che... Niente. Non abbiamo trovato niente. Ok. Ha riattaccato. Controlla le nostre telefonate. Merda! Non pensavo fossimo messi così male. Esatto. Thank you.
È Senna. Rispondi. Pronto? Perché? È successo qualcosa? Ma è il secondo in 5 minuti. Perché? Cos'ha? È agitato. Ha detto che è successo qualcosa, ma niente di serio. Ha detto di andare subito da lui. Le sfere sono a posto. Pronto, James? Noi siamo a casa del topo. C'è un problema.